È stato un discorso solo apparentemente semplice, quello pronunciato all'ultimo dell'anno dal Presidente della Repubblica. A leggere bene le sue parole, troviamo invece molti spunti di riflessione per tutti noi e soprattutto per chi, in questo momento difficile della vita del Paese e del mondo, ha la responsabilità di governare. In primo luogo, il Capo dello Stato ha voluto sottolineare con soddisfazione come una volta ancora la nostra democrazia si sia dimostrata vitale. Dopo una legislatura complicatissima, finita in modo traumatico, le elezioni politiche hanno dato un risultato chiaro, che ha portato per la prima volta una donna a Palazzo Chigi e per la prima volta un partito dichiaratamente di destra alla guida del governo. Ormai, ha sottolineato Mattarella, tutte le forze politiche si sono misurate con la complessità del governare. È toccato 5 Stelle, ora Fratelli d'Italia, che nella passata legislatura era sempre stata l'opposizione. Si è così chiuso un cerchio e ora, nel rispetto delle regole costituzionali, tocca a Giorgia Meloni. Al governo Mattarella ha inviato molti messaggi di indirizzo che le opposizioni leggeranno come critica e che la maggioranza sicuramente leggerà come incoraggiamento. Il più forte di questi è stato quello sulle tasse. La Repubblica, ha detto, è fatta da chi paga le tasse per far funzionare lo Stato. Poi la sanità. Il servizio pubblico, che deve essere rafforzato soprattutto dopo la dura lezione del Covid, che ha mostrato a tutti noi quanto sia importante affidarsi alla scienza e alle istituzioni. Forte e chiaro è stato il messaggio sulla guerra. Mattarella ha ricordato che c'è un solo responsabile, la Russia, e ha ammonito come non si possa mettere sullo stesso piano, come ogni tanto purtroppo qualcuno fa, chi si difende e chi aiuta a difendersi. Importanti e pesanti sono state poi le parole spese da Mattarella sul tema dei diritti civili, in questo momento vergognosamente violati in Iran e in Afghanistan. Il capo dello Stato ci ha ricordato che nel mondo, in questi giorni, ci sono giovani e soprattutto giovani donne che stanno lottando per la loro libertà con coraggio e che non vanno mai lasciate sole, come a dire anche a noi, anche ai nostri giovani, non date per scontata la libertà. I rapporti diplomatici sono molto delicati e queste parole di Mattarella arriveranno a Teheran, Kabul e Mosca, forti e chiare. Mattarella ci ha voluto ricordare ancora una volta che la nostra Repubblica è forte, chiunque sia al governo, proprio perché è una democrazia matura. Per questo siamo un grande paese che può superare momenti difficili grazie a quello spirito repubblicano che ha dato vita alla nostra Costituzione dopo il crollo del fascismo. Uno spirito repubblicano che è fatto dell'impegno e della partecipazione di tutti noi. Nessuno si può tirare indietro. Dobbiamo pensare al nostro futuro senza paura di cambiare, guardando il mondo con gli occhi dei giovani, ha detto il Capo dello Stato, e assicurare un avvenire sostenibile. Per tutti questi motivi che vi ho riassunto, penso che quello di Mattarella sia stato forse il discorso più importante degli 8 che ha pronunciato e che ci fa pensare che tra le poche belle notizie del 2022 ci sia proprio la sua rielezione. Grazie a tutti e auguri.